Dea Kids presenta i consigli di Missione Cuccioli. Tra i doveri di ogni bravo proprietario c'è quello di badare allo stato di salute del proprio cane. Quindi ricordatevi almeno una volta all'anno di eseguire una visita di controllo dal vostro veterinario di fiducia, sia per controllare lo stato di salute del vostro amico a quattro zampe che per eseguire le terapie annuali di cui ha bisogno. Ci sono due cose che potete controllare quotidianamente per verificare lo stato di salute del vostro cane. La prima è il pelo, che a parte il periodo della muta non deve cadere in quantità eccessiva e deve essere sempre lucido e mai opaco. La seconda è il naso, che deve essere sempre umido. È importante che abituiate il vostro cane ad essere manipolato e toccato, perché al ritorno da una passeggiata potreste aver bisogno di controllare le sue zampe, per verificare che non si sia tagliato o che non siano entrate schegge e forasacchi sotto i polpastrelli. Per fare questo, osservate bene ogni zampa, nello spazio tra le dita e sotto i polpastrelli. Se vi accorgete che il vostro cane ha una zampa ferita, portatelo subito dal veterinario.